E lì devo dire Ronconi è stato molto importante. Riuscire a fare questo personaggio di mille sfumature. A lei sarebbe molto piaciuto questo personaggio perché sono 7-8 diverse persone dentro a questa donna che vive per 337 anni, ma vive sempre da cantante, da artista, lirica. Ah, ecco. Sì. È una cantante lirica. Una cantante lirica, poi ha fatto anche la ballerina spagnola, eccetera, ma lei vive... Anzi, lei alla fine della sua lunga vita è anche annoiata perché a furia di vocalizzare per 300 anni aveva raggiunto questa perfezione che l'annoiava a morte. Certo. Ha un bellissimo personaggio. Immagino. Molto bello, ricco proprio. Di poi provare l'emozione di vivere 337 anni. Ah, bello. Anche quello. Io sono vicina a me, insomma. Dunque noi durante tutto questo tempo abbiamo parlato di un'infinità di opere, anche le più astruse, le più difficili, e ogni tanto affiorava un nome, poi si perdeva nell'aria. Ma adesso è venuto il momento che dobbiamo affrontarlo, e cioè Adriana Lecouvreur. E la sua Adriana? No, non è mia, ma è del maestro Cilea. Quando mi dicono la sua Adriana, resto molto perplessa. Dico, no, per carità, io sono stata... Ma lei ha avuto la grande fortuna di aver lavorato proprio con sì, il maestro. Sì, io ho avuto la grande fortuna di conoscere il maestro Cilea e di aver potuto eseguire sotto la sua... direzione, diciamo, sì. Anche se lui non ha mai diretto l'opera, cioè l'orchestra, ma con lui era i tempi e per esempio l'ultimo atto, No la mia fronte, cioè, la voleva lentissima. Oh, quella. Meno male! Lentissimo lo voleva, proprio molto lento. Tenore, e infatti io il tempo voluto da Cilea soltanto con Gigli l'ho potuto fare. Perché Gigli aveva dei fiati molto lunghi, cantare. Quindi poteva fare questa cosa qui. Mm-hmm. E io fortunatamente anche i fiati lunghi potevo accontentarlo tenendo questi suoni tirati, lunghi. E poi i poveri fiori, lentissimo. Che non è semplice, vero? Perché c'è da sostenere tutte le note centrali anche. Sì. Ma lui adorava quei poveri fiori. Perché diceva bisogna veramente che ci sia la morte dentro a questa romanza. Tanto è vero che io, per esempio, prima di entrare in scena, del quarto atto, sto sempre dietro le quinte, durante il preludio, perché veramente c'è quel senso di sospensione. In un altro mondo si entra... veramente nel mondo della morte. Sì, io non ho mai potuto rimanere in camerino in attesa che mi chiamassero per andare in palcoscenico, che Michonnet ormai aveva cominciato il suo canto. Io mai. Prima che iniziasse l'ultimo atto io andavo dietro alle quinte e poi mi appoggiavo con la testa a quelle cose che ci sono in legno, vero, che trattengono le scene, eccetera. E appoggiavo la testa contro, così, con gli occhi chiusi, e poi mi ascoltavo tutto il preludio. Per me, e la musica appunto, entrava, era già dentro, un qualcosa che ero già dentro, in modo che quando aprivo la porta, dicevo, amico mio, non avevo più da cercare il personaggio, perché ero dentro con l'emozione di quella musica che avevo ascoltato. E sono particolari quelli che forse non tutti possono capire. Cioè, beh, che cosa vuol dire stare all'ultimo momento entrare oppure stargli dietro ascoltare il preludio? Vabbè, non sarà poi una cosa così importante. No. E invece è tanto importante. È molto importante. Molto importante vivere proprio nello spirito della musica. Sì. Signora, io le volevo domandare. All'inizio, l'uscita dell'Adriana, lei recita fino a che punto? E quando comincia a cantare? Perché lì abbiamo avuto anche da dire con il maestro Patanè, quale insisteva che bisognava
recitare fino in fondo. Mm. Fino in fondo no, dunque. Vero. Giusto. Lo, cielo, del sultano Amorate. Prima. Del sultano Amorate marrendo all'interno. Tutti uscite e ogni soglia sia chiusa all'audace. Poi, no, no, così non va bene. Qui si cazza poi, già. Ecco. Tutti uscite. Sì. Poi tutti uscite. Sì. E ogni soglia sia chiusa all'audace. E ritorni al serraglio. Cantato o no? Ecco, qui siamo. Pace. Sì. Cantato e ritorni al serraglio. E ogni soglia sia chiusa all'audace. E ritorni al serraglio. L'augusta sua pace. Sì, quello è allora, cantato. Tutto cantato. Sì. Il finale è cantato, sì. Tutto cantato. Ecco, questo volevo sapere. Sì, sì, sì. Anch'io lo faccio così, sono contenta. Sono molto contenta.